Mi chiamo Noemi, ho 18 anni e sono di Eboli. Attualmente ora faccio la casalinga e mi occupo di mio figlio, ovviamente. Dennis l'ho conosciuto 7 anni fa e tra di noi ci fu solo un bacio. La famiglia di Noemi non voleva, diciamo, questo fidanzamento. Finché non è arrivato al punto che ha fatto 18 anni e ha detto basta, non ce la faccio. Questa cerimonia deve essere ricchissima. Adesso qualcosa che non si è mai visto. Adesso lo top. Ditemi allora, voi cosa volete fare? Un pranzo o vogliamo fare una cena? Pranzo. Bella sì. Abbondante. Ma... facciamo sia l'antipasto di mare e sia l'antipasto di terra. Un primo di mare e un primo di terra. E poi facciamo 2 secondi. Io la verità avrei pensato anche un piatto extra. Un piatto extra? Sì. Cioè, dopo tutte quelle che facciamo, volete fare anche un altro piatto? Vorremmo fare le fettuccine e i funghi porcini. Fettuccine e i funghi porcini. Fettuccine e i funghi porcini. A mezzanotte, dopo che hanno mangiato tutta quella roba. È troppo abbondante. Vabbè, noi siamo una famiglia mangiona. Noi mangiamo. Voi poi avete anche qualche candana? Sì, per la verità. Abbiamo Anthony. Ma... poi Checco Dani, Enzo Barunna, Tony Cosentino, Nando De Marco e Mino Vastano. Sei. Sono messaggi. No, sei cantante, no. Valutate che ogni cantante si perde un'ora e mezza. È l'invitato viene pure per essere un cantante, credo. Da a me piacciono le cose belle. Allora, siamo pronti a vedere la sposina? Sì. Prego. Eccoci qui. Un abito totalmente ricamato e abbastanza seducente. Ha questa sovraccoda che puoi ovviamente andare a togliere e fare un cambio look. No, assolutamente no. Non è il mio genere. Bellissimo! Bello! Un abito principesco, interamente ricamato a mano con glitter. Un corpetto di cristalli. E ci tengo a dire che la coda è lunga bensì 5 metri. Credo proprio sia il mio abito giusto. Perfetto. Invece, signora? Sono d'accordo. Sono molto contentissima perché è come una principessa. Ma sempre puntualmente quando sta insieme a me e fiaggioloso perché ha già... scelto un trucco non troppo forte, non troppo marcato. Perché io non sono abituata, diciamo, a truccarmi. Mi metto quel poco, però non faccio i trucchi esagerati. Quando ho visto mia moglie è stata una cosa ancora da cavoli. Non si può spiegare quello che ho provato. Sai, solamente che uso un cuore mi sta aiutando grande. Ce ne ha fatto sentire ovvero, come dei re e la regina. La mia unica paura è quella del vestito. E avevo vergogna di fare, diciamo, qualche caduta da far ridere a tutti quanti lì. Quindi sottovoce gli dicevo a Dennis, vai piano, fai piccoli passi, non posso camminare veloce. Aprite, aprite, un bel bacio, auguri. Ma oltre ai sentimenti, Dennis ha anche fame. Per fortuna arriva in sala la scugnizza col suo carico di prelibatezze. Dopo mangiare è stata una cosa bellissima. Cioè io ho problemi anche di stomaco. Quando vado ad andare in un ristorante, faccio portare sempre la morecina a prisa
perché già sai che quando esco dal ristorante tengo un peso, un male di stomaco, un bruciore di stomaco che mi fa scattare. Però la verità non c'è stato bisogno. Ad arrivare in abbondanza, mai scarso. Così non può andare a una palenca a dire oh ma io così e con lei, abboffata. Allora signori vi chiedo di mettervi tutti in piedi perché arriva qui Donna Imma Polese! Un matrimonio da morire, siamo come Giorgio Fornese. Ormai Donna Imma è l'idolo di tutti, è la ben vista da tutti quanti, tutti la amano, la adorano, la acclamano. Come se fosse una nostra madre, diciamo. La mamma di tutti noi. La mamma di tutti noi. Carissimi sposi, dal profondo del mio cuore, vi auguro 100 anni di felicità, sempre insieme e così innamorati, e come il vostro cuore desidera. Auguri! Divertiamo. Come ti giri un attimo, ti si infila subito un nome melodico, te lo trovi là in mezzo. Io devo essere bravo a dirigere cantante e portata, cantante e portata. E i ragazzi non si sono mai fermati perché avevano un po' bevuto abbastanza. E quando ormai la serata sembra volgere al termine, si ricomincia dal primo. È il momento delle fettuccine ai funghi porcini. La prima ad assaggiarle le fettuccine sono stata io. Ed erano molto buone. È una delizia che a me piace mangiarla sia all'una, alle due, alle tre, alle quattro, alle cinque, alle sei. Ce la facciamo a mangiare ancora, che dite? Ci abbiamo la pancia che un altro po' scoppia. Gli ospiti hanno apprezzato tantissimo. C'è chi è che ha fatto anche il bis. Sono arrivata alla fine della serata che ero proprio stremata. Non riuscivo a camminare nemmeno più scalza perché la pianta del piede ormai come se si era proprio... Io in napoletano dico scaurante, come si dice in italiano? Questa cerimonia per me è stata bellissima, è stata una cosa internazionale. Se darei un voto da 1 a 10, darei 15, 20, 50, 100.